Con il soprannome di regina della cucina mediterranea, la mozzarella è uno dei formaggi freschi più conosciuti e amati al mondo. Latticino tipico del sud Italia, può essere prodotto con latte di vacca o di bufala, ma la freschezza e la pasta filante sono le sue irrinunciabili caratteristiche. Tonda o ovale, a bocconcini o a treccia, di colore bianco porcellanato, la mozzarella di bufala campana vanta dagli anni 90 il glorioso riconoscimento della DOP, una vera garanzia per il consumatore. Le origini della mozzarella si perdono nel tempo. Sembra che il primo documento ufficiale che parla di mozzarella di bufala risalga al XV secolo. In ogni caso è noto che abbia una storia molto antica. Questo tesoro per i nostri palati, nonostante l'elevato contenuto proteico e l'alta percentuale di grassi, risulta molto digeribile ma non proprio amico della linea. E concludiamo con una divertente curiosità. Nel 2011, in onore della mozzarella di bufala campana DOP, è stato emesso un francobollo. L'ingrediente principale della nostra pizza, ossia il piatto più celebre della tradizione partenopea. Stiamo parlando del fior di latte, più comunemente chiamato mozzarella. Realizzato con latte di vacca intero, di forma sferoidale, seguendo il metodo classico, è stato riconosciuto specialità tradizionale garantita, appunto, con la denominazione mozzarella STG. Tipico prodotto del centro-sud, si pensa sia originario di Agerola, in Campania, dove si narra che in tempi antichissimi si producesse già un latte curativo. È possibile trovarlo in commercio in varie pezzature, forme ed in versione affumicata. Più leggero e ancora più digeribile della cugina bufala, è consigliabile tenerlo in frigo in periodi caldi come questo, trasferendo il fior di latte tuttavia a temperatura ambiente una mezz'ora prima di consumarlo. E se si vuole seguire il consiglio dei veri intenditori, immergere le mozzarelle 5 minuti in acqua calda prima di metterle in tavola garantisce un ottimo metodo per gustarle al meglio. In conclusione quindi, quale mozzarella incontra di più i vostri favori? La bufala più consistente ed intensa o il fior di latte più leggero?